Salve, bentrovati, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Quella di questa mattina è stata una giornata di vero sport per tantissimi studenti siracusani, la prima giornata studentesca alla Cittadella. Festa dello sport a Siracusa, organizzata dagli stessi studenti, si rivela un'occasione di socializzazione ed integrazione. A migliaia questa mattina hanno invaso pacificamente la Cittadella dello sport. Una giornata particolare dedicata allo sport con uno slogan che raccoglie e racconta quello che state facendo, il senso, ovvero lo sport che aiuta. Aiuta a cosa? Esatto. Abbiamo innanzitutto deciso di fare questa giornata intesa dello sport che aiuta per aiutare un centro di accoglienza, ovvero il centro Caritas diocesano di Ortigia, in quanto i soldi raccolti in tutte le scuole andranno poi devoluti a questo centro, in quanto ci sono moltissimi ragazzi che sono meno fortunati di noi e abbiamo deciso di stanziare questi soldi per loro. Che tipo di attività state facendo questa mattina? Noi stiamo proponendo vari tornei di basket, pallavolo e calcio. Inoltre stiamo organizzando parecchi stand sportivi, tra cui crossfit, atletica, scherma e molte attività che comunque possono coinvolgere tutti gli studenti siracusani nel modo migliore, che è lo sport, a mio parere. A proposito di studenti, dei controlli antidroga eseguiti dalla polizia in alcuni istituti scolastici a Retusei. Continua l'attività della polizia in città, finalizzata ad un concreto segnale di contrasto e deterrenza del fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti in ambito giovanile. Agenti della Polizia di Stato, in servizio di poliziotto di quartiere, aiutati dalle unità cinofile antidroga della polizia, anche ieri, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio voluto dal questore, hanno espletato un servizio di prevenzione e controllo nei pressi all'interno dei due istituti scolastici superiori. Nel corso dell'attività, insieme alla dirigenza e col corpo docente dell'istituto, il dirigente delle Volanti ha svolto un incontro con i ragazzi sugli effetti e sui danni causati dall'uso di sostanze stupefacenti. I controlli effettuati, che hanno riguardato in un caso alcune classi, i servizi igienici, i cortili e le parti comune, e in un altro caso il cortile e le parti comuni esterne di un istituto dove tra l'altro era in corso una festa di carnevale, hanno dato esito negativo. Non sono stati trovati infatti né minimi quantitativi di sostanze stupefacenti né strumenti per il confezionamento. Segno, ci si augura, da parte della polizia, che numerosi servizi effettuati, che hanno riguardato tutti gli istituti scolastici cittadini, cominciano a dare i primi risultati e che l'iniziativa, che verrà ripetuta e che nasce dalla sinergia tra polizia e dirigenti scolastici e il corpo docente degli istituti, sta cominciando a dare risultati concreti. Oggi San Valentino, come di consueto, noi siamo andati un po' a chiedere in giro ai siracusani come vivono questa festa. C'è chi ha comprato i suoi regali, chi invece magari si è scordato che fosse San Valentino. San Valentino, voi oggi festeggiate o non festeggiate? Ve lo ricordate? Prendi, mia moglie non mi ha portato niente. Ma, e comunque, perché la festa è stasera per l'uomo oggi, è vero? Da tempo sono single, non mi interessa, amo la vita. San Valentino vale per tutti. Quindi lei oggi lo festeggia? Il cuore è sempre giovane, anche a 80 anni. Oggi è San Valentino, la festa degli innamorati. Lei farà qualcosa o...? No, niente da fare, perché io no, mio paese non si sono a fare, capito? Sì, per me è una festa per riunire le persone, per essere in compagnia. Per esempio, io ovviamente non sono fidanzata, però sto con gli amici, sabato sera esco, così. No, no, non crediamo a queste. Per noi San Valentino è tutti i giorni. Cioè, sempre innamorato? Certo. San Valentino lo festeggia? Sto cercando di festeggiarlo. Come tanti, all'ultimo minuto si cerca sempre di trovare qualcosa. Sì, sì, all'ultimo secondo, sì, esatto. Quindi la sua compagna oggi o sua moglie scoprirà che lei fino a questo momento non ci ha pensato? No, assolutamente. No, non c'è il ragazzo. Siamo single noi. Grazie. A proposito di San Valentino, parliamo di poesia con un libro che raccoglie delle liriche proprio dedicate all'amore.
La dottoressa Simona Tocco, presidente dell'associazione Guglielmo Tocco. Questa sera premio San Valentino anche per gli appassionati della poesia soprattutto. Sì, non è proprio un premio, in realtà è un premio a chi ci ha regalato la sua poesia. Stasera scambieremo i doni di San Valentino con un giorno di anticipo. Ci troviamo adesso al Polivalente di Lentini, che ci è stato donato dai tre presidi che sono al Polivalente, appunto c'è quelli dell'Istituto Nervi, dell'Istituto Laimo e dell'Istituto Torini. E quindi questo è il primo regalo della serata. Il secondo regalo sarà che leggeremo alcune delle tante poesie che ci sono arrivate, che sono state pubblicate nel libro, e poi ci sarà il regalo che faremo noi ai poeti e non solo agli intervenuti, che sarà quello di donare da parte dell'associazione Guglielmo Tocco il libro di San Valentino 2015. Ecco, un evento in memoria di Guglielmo Tocco. Sì, un evento in memoria di Guglielmo Tocco, come l'associazione Guglielmo Tocco, appunto, che da lui prende il nome. Questo è il secondo anno che noi siamo senza di lui, ma in realtà stiamo portando appunto avanti tutti quelli che sono i suoi progetti, che erano tantissimi. Questo è solo uno dei tanti, forse il più emblematico, ma in realtà è uno dei mille progetti di mio padre, diciamo, cioè, sapete che è mio padre. La poesia continua sempre a di appassionare. Sì, la poesia continua ad appassionare ed è appunto quello che dovrebbe ingentilire ancora di più Lentini, perché uno degli obiettivi di papà, di Guglielmo Tocco, era di rendere Lentini luogo gentile. Gentile come? Anche con la poesia, perché sappiamo che Lentini è una grande capitale della poesia, ricordiamo sempre il notaro Jacopo per fare un piccolo esempio. Ma i poeti ci sono ancora oggi, sia dilettanti ma anche professionisti, e questo è un esempio di come ancora a Lentini ce ne siano e ce ne siano tantissimi. Ci fermiamo, c'è la pubblicità per qualche minuto, ma siamo qui subito dopo per la seconda parte. Vi aspettiamo. Entra nel mondo Gemar. Questa settimana in offerta: Cornetti Dice 320 grammi, 1,45 euro. Biscotti Balocco 700 grammi, 1,39 euro. Mozzarella Ragusa latte per 3, 1,59 euro. Bastoncini di pesce Findus per 18, 2,89 euro. Piatti di esse 1 kg, 2,89 euro. Carta igienica Joy 10 rotoli, 1,19 euro. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar. Sul reparto abbigliamento, sconti fino al 50%. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Autosport e anche Opel. Oggi c'è una casa tutta Scavolini che ti aspetta. Oggi, da Scavolini Store Siracusa, ti aspettiamo con un'imperdibile offerta. Acquista la tua cucina a Scavolini, noi ti regaliamo un frigorifero Samsung e la paghi in 20 rate a interessi ZE. Scavolini Store Siracusa, via Scala Greca 381. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Iniziamo con la cronaca. Intorno alle 3 del mattino agenti della Polizia di Stato si sono recati in Viale Teocrito all'angolo con Via Socrate per l'incendio di un'autovettura, una Mercedes, un'altra vettura danneggiata dalle fiamme. Al momento non vi sono elementi che possono far pensare che le fiamme siano di origine dolosa. Andiamo a Pachino, dove la polizia arresta un uomo per atti persecutori, porto illegale in luogo pubblico di arma da sparo, ma anche a danneggiamento aggravato. I poliziotti del commissariato di Pachino hanno eseguito un'ordinanza di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Renato Boager, 49 anni, pachinese, per il reato di atti persecutori, detenzione e porto illegale di armi da sparo, danneggiamento aggravato. L'ordinanza, disposta dal GIP del Tribunale di Siracusa, è l'atto finale di una complessa attività investigativa eseguita dagli agenti e coordinata dal sostituto procuratore brianese. La vittima ha riferito di continue violenze subite durante una relazione sentimentale avuta col Boager a partire dall'anno 2012.
Boager da subito si sarebbe distinto per l'indole particolarmente violenta e autoritaria che spesso si traduceva in offese e minacce, anche per futili motivi. La gelosia presto degenerava anche in aggressioni fisiche giustificate per presunte mancanze della donna nei suoi riguardi. Alla fine dell'agosto 2012 la donna è stata percossa con violenza dall'uomo solo perché aveva tentato di mettersi in contatto telefonico con i figli avuti da una precedente relazione. In questa circostanza la vittima ha troncato definitivamente ogni frequentazione con l'uomo. Da quel momento l'attività persecutoria cresceva ad intensità, sconfinando in veri e propri atti intimidatori consistenti in annunci funebri lasciati sugli infissi dell'abitazione, lettere anonime e carcasse di animali recapitate all'ingresso del domicilio, incendi di autovettura in uso a persone legate da relazione affettiva alla donna e addirittura esplosione di colpi di arma da fuoco. La pericolosità criminale del soggetto è confermata dai trascorsi di notevole rilevanza, è stata rappresentata con un'informativa alla procura che all'esito dell'indagine ha richiesto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Torniamo a parlare di quella tragica vicenda, il caso della neonata deceduta durante il trasporto in ambulanza da Catania a Ragusa. Abbiamo raccolto il parere di un medico del pronto soccorso di Lentini. Il caso della neonata morta durante il tragitto Catania-Ragusa è ancora al centro dell'attenzione non solo locale ma anche nazionale. Ne parliamo anche con un medico del pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, il dottor Tuccio Giuffrida. Ecco, casi come questi cosa comportano per la sanità e se si possono evitare? Veda, un caso del genere manda a monte giornate intere, ore, mesi, anni di lavoro e di professionalità, dove in silenzio passa, giustamente dico, anche che ogni giorno se si salvano vite, però quando succedono queste cose le cronache nazionali riempiono le prime pagine, perché è una cosa che non deve accadere nel 2015. Questo lo dico come medico di pronto soccorso, lo dico come ex componente tecnico della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari, che ho visto tanti casi che ci sono stati in Italia e che sono anche venuti al tavolo di quella commissione di cui io facevo parte allora quando presidente era Leo Luca Orlando. Dottore Giuffrida, casi come questi si possono evitare? Dico che determinate cose non dovrebbero accadere e lo dico anche con l'amarezza in bocca, perché ogni giorno qua al pronto soccorso, nel nostro ospedale, si affrontano casi che potenzialmente potrebbero diventare come quelli della bambina di Catania trasportata in ambulanza a Ragusa, dove purtroppo non è potuta arrivare. Io dico che sia l'assessorato alla sanità, sia i direttori sanitari, sia il ministro della sanità debbono cercare di intervenire, come ho sentito anche il ministro Lorenzin, e io questa cosa l'ho detto da molti anni, che i LEA, i livelli essenziali di assistenza, siano uguali in tutto il territorio italiano, appunto per non avere questi casi. Giornata importante quella di domani, stiamo aprendo la pagina sportiva per il Città di Siracusa perché incontrerà il Via Grande ed è una partita essenziale perché si decide così una buona fetta del campionato. Sono 20 convocati in Casa Azzurra in vista della partita di domani in programma allo stadio Nicola De Simone contro il Via Grande. Fuori per scelta tecnica Scarano, mentre non ce la fa a recuperare Petrullo. Il rosa invece è D'Agosta che stringe i denti per essere della partita, malgrado qualche acciacco dovuto ai postumi dell'infortunio. Tra i convocati assaggia il clima della prima squadra lo juniores augustano Piazza, 19 anni, che in settimana è stato anche schierato come esterno di centrocampo. Il tecnico Anastasi predica la massima concentrazione in un momento delicato del campionato. La giornata di domani infatti potrebbe essere, se non decisiva, certamente importante per il proseguo del campionato di eccellenza. Il Siracusa, vincendo contro il Via Grande, quarta forza del girone B a 12 punti di distacco dagli azzurri, potrebbe approfittare dello scontro diretto tra Milazzo e Scordia, che occupano le posizioni direttamente a ridosso della vetta, per allungare ancora il passo e mettere una seria ipoteca alla vittoria del campionato e quindi alla promozione diretta in Serie D. Ma non bisogna fare i conti in tasca alle altre, mancano 8 partite al termine ed una volata a 3 per arrivare al traguardo. Il Siracusa parte da un cospicuo vantaggio.
Bene, è tutto, il telegiornale si conclude così, vi auguriamo un buon proseguimento di programmi. L'appuntamento per chi voglia, tra poco e con la rubrica Punto a Capo, si parlerà di Nuovi Confini, un'associazione che ha lo scopo di assistere gli immigrati e poi di accogliere bambini e ragazzi presso le famiglie disponibili. È tutto, vi salutiamo.